I disturbi dell'umore in fitoterapia è il tema affrontato nel nono congresso nazionale di fitoterapia e fitofarmacologia, organizzato dall'associazione AIF, tenutosi presso Villa Matarazzo a Castellabate. Oggi abbiamo ospitato il nono congresso nazionale dell'AIF, che è un'associazione della fitoterapia e della cura mediante le erbe. È un nono congresso, come diceva, hanno voluto scegliere il nostro territorio, visto la particolarità delle bellezze che noi abbiamo qui da ogni punto di vista, ma soprattutto ambientale, e a noi fa piacere ospitare queste iniziative, questo congresso nazionale in questo caso. Noi abbiamo lanciato qualche proposta che si possa rimanere nel Parco Nazionale del Cilento con una filosofia diversa, moderna, della cura della natura, in modo particolare far vivere il cittadino, l'uomo, attraverso la natura. Noi ne abbiamo tante erbe, più di 2000 sul nostro territorio. Abbiamo attenzione particolare verso questo settore, che è curato anche da un'associazione ambientalista di Santa Maria Zefiro, sostenuta dal presidente Dionisio De Sandis. Qual è stato il compito dell'Associazione Zefiro in questo contesto? Io praticamente ho fatto da tramite con il professor Iommelli per organizzare qui a Santa Maria di Castellabate questo importante evento, che si è svolto poi in 3 giornate. Ieri abbiamo avuto una bellissima escursione sulle colline di Tresino. Parliamo dell'AIF e diciamo di cosa si occupa l'AIF? Allora, l'AIF è un'associazione italiana di fitoterapia e fitofarmacologia, nasce nel 1998, quando noi medici che ci interessavamo di medicina non convenzionale, in particolare di fitoterapia, ci rendevamo conto che la fitoterapia stava prendendo una piega che a noi non piaceva tanto, cioè uno studio eccessivo e unico dei principi attivi delle piante. Quindi un ritorno di nuovo a una medicina di tipo repressivo, nel senso che utilizzo quel principio attivo per reprimere quella malattia. Invece la fitoterapia è una terapia che vede l'uomo nel suo aspetto globale, soma, psiche, anima, e la fitoterapia e la pianta medicinale poi si inserisce in questa sinergia, riportando l'equilibrio perduto con la malattia in quell'uomo. Quindi quello che viene utilizzata non è solo il principio attivo, ma è la pianta nel suo insieme. E quindi abbiamo costituito l'AIF con gli intenti di studiare sia la parte scientifica, quindi la fitofarmacologia, ma anche un studio sulla tradizione, uno studio sull'aspetto, diciamo, tra virgolette, energetico della fitoterapia. Poi ci siamo resi conto anche che noi perdavamo un po' il contatto con la natura, perché chiaramente un medico che si interessa di fitoterapia prescrive boccettine, in effetti, compresse, pillole, e si distacca un po' piano piano dal mondo naturale che è la fitoterapia. E quindi abbiamo pensato, in effetti, dove portare i colleghi e le persone per far comprendere che la fitoterapia è l'approccio naturale alla persona. E quindi ho conosciuto il professor Di Novella, siamo venuti a visitare il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, e da allora, dal 98, ogni anno riportiamo questi gruppi di colleghi nella natura, e quindi far capire che la fitoterapia, sì, sono compresse, boccettine, gocce, ma in effetti provengono da questa esperienza di contatto con la natura, che è proprio il Parco Nazionale del Cilento, in effetti. E quindi la bellezza e l'energia che sprigiona questo parco, insieme all'epoca del presidente del parco, abbiamo eletta sede spirituale dell'associazione AIF. Durante l'intervento ha parlato di zafferano. Quali proprietà ha questo zafferano? Allora, è una pianta estremamente interessante perché, come citavo, è una pianta che era stata completamente dimenticata, ma nella tradizione iraniana è stata sempre utilizzata come antidepressivo, oltre che con altre proprietà. L'ho voluta ricordare perché esistono attualmente dei lavori e ha un ottimo effetto su quello che è il tono dell'umore e anche sulle patologie che abbiamo citato questa mattina, sul craving e su quello che è l'alterazione del nostro equilibrio fra lo stato di benessere, e quindi ci permette di stare un tantino meglio durante tutta la giornata, a dosi estremamente basse, rispettandoci e non facendoci perdere né di concentrazione, anzi ha la capacità di aumentare anche quello che è la capacità della memoria, ma non solo, ma ci aiuta
in questo senso di benessere nell'avere l'equilibrio sia nel rapporto degli alimenti ma anche nel rapporto della vita quotidiana, dello stress di tutti i giorni.